Rinnovare la cultura significa anche rinnovare gli spazi che la ospitano. Questo è Palazzo Sturm al termine dei lavori di restauro e queste sono le bellissime sale ora nel loro massimo splendore. Dopo un anno e mezzo di lavori di restauro, l'edificio è ora completamente restituito. Il quarto e il quinto piano, dove sono stati riportati alla luce magnifici stucchi e affreschi, saranno destinati alle mostre temporanee, già a partire dalla prossima primavera. 123 xilografie e 108 calcografie di Dürer sono entrate a far parte del patrimonio cittadino nel 1849, grazie alla donazione di Giambattista Rimondini, una collezione che oggi conta in totale più di 8500 opere, tra le quali spiccano i nomi dei grandi maestri europei del Rinascimento. Nel 1502 Dürer probabilmente passò per Bassano. Lo si vede nei paesaggi e nelle vedute di opere come La Grande Fortuna. Nel 1515 realizzò il celeberrimo rinoceronte. Oggi Bassano del Grappa si appresta a realizzare la più importante mostra sull'incisore di Norimberga mai realizzata. Abbiamo cercato nelle collezioni permanenti del museo le informazioni che le opere ancora non ci avevano dato. Il retro di un monocromo di Canova, il mercato degli Amorini, ci ha suggerito un'idea. E così è nata Abscondita, un'installazione contemporanea di opere antiche allestite al contrario. Il successo dell'idea è stato imprevisto e straordinario. Valentina è molto di più che il protagonista di un fumetto. È l'emblema della creatività di un grande autore italiano. Guido Crepax ha fatto con Valentina quello che Bob Kane ha fatto con Batman e Stan Lee con l'Uomo Ragno. La mostra rappresenta l'evoluzione linguistica delle ricerche grafiche ed incisorie della tradizione e della collezione Remondini. L'inaugurazione serale di Valentina, come per Abscondita, è stata l'occasione per proporre gli spazi museali come luoghi di incontro e di convivialità. Quest'anno la sede di Palazzo Bonaguro ha ospitato la mostra Nicoletta Costa, Storie di foglie e di cielo, esposizione dedicata alla principale illustratrice italiana per l'infanzia, il cui lavoro si caratterizza per il tratto semplice ed inconfondibile. La mostra, che ad oggi ha registrato oltre 5.300 ingressi, si articola in 540 metri quadri, allestiti ad hoc della stessa Costa, con apparati scenografici e con un'immagine identificativa, al fine di facilitare il gioco e la visita da parte dei più piccoli. Il San Gerolamo di Lorenzo Lotto può essere definito il ritrovamento del secolo. Dimenticato da decenni nei depositi del museo, è stato recuperato, studiato, analizzato ed è ora prestato in un'importante mostra in Italia. Nell'occasione è stato pubblicato il volume che raccoglie gli studi condotti sull'opera, un'opera che ora arricchisce considerevolmente il valore delle collezioni museali. Molte sono state le occasioni di confronto sulle collezioni permanenti. Come per Lorenzo Lotto, è stata organizzata una conferenza anche sul Cristo Benedicente, ironicamente attribuito a Leonardo da Vinci, e condotta da Pierluigi Panza, celebre storico dell'arte e firma del Corriere della Sera. Il progetto di inclusività massima che ci eravamo prefissi ha portato i primi interessanti risultati. I laboratori condotti per i non vedenti sono ora attivi e i musei di Bassano del Grappa si distinguono tra i pochi in Italia che sostengono queste importanti attività. I partecipanti al laboratorio hanno studiato attraverso il tatto le forme di una civetta e le hanno in seguito realizzate in argilla. Tutto ciò che è stato realizzato nel corso del 2018 è racchiuso negli A5 realizzati dal nuovo ufficio progettazione editoriale e comunicazione.
Da marzo 2019 i musei di Bassano del Grappa realizzeranno al MAN di Napoli una parte importante della mostra dedicata ad Antonio Canova. Nel Salone Canoviano, nel frattempo, sarà esposta una selezione di opere del grande artista internazionale William Kentridge. Questa mostra sarà di fatto l'annuncio della prossima Biennale di Incisione Grafica Contemporanea di Bassano del Grappa, giunta alla sua sesta edizione. Nel maggio del 1515, un rinoceronte arrivò dalle colonie orientali a Lisbona in dono all'imperatore Massimiliano I. L'esotico animale avrebbe dovuto raggiungere anche Roma per essere ammirato da Papa Leone X, ma la nave affondò davanti alle coste della Liguria. Il rinoceronte, trattenuto a bordo da forti catene, non riuscì a salvarsi. Albrecht Dürer non vide mai questo magnifico esemplare, grande e corazzato, ma intercettò una lettera che lo descriveva nei dettagli e ne trasse una xilografia. Una xilografia presente nelle collezioni Remondini, tra le più importanti al mondo dell'incisore di Norimberga. Da allora, ogni volta che in un'opera d'arte è presente un rinoceronte, il riferimento a Dürer è esplicito e reverenziale. Da Raffaello a Stabs, da Salvatore Dalì a questa di Li Jianxi, voluta a Bassano per testimoniare quanto ancora oggi sia attuale e universale l'insegnamento di Dürer e ad annunciare la grande mostra a Palazzo Sturm, ora restaurato e tornato al suo splendore. Li Jianxi, tra i massimi artisti contemporanei cinesi, lavora da 40 anni sul tema del rinoceronte ed è presente nelle più importanti collezioni private e pubbliche di tutto il mondo.